Bellissimo. Oh mio Dio! Diamo oggi il via a Cilento Destination. Fondamentalmente l'intuizione è stata quella di voler far vivere il territorio, perché se uno vive il territorio riesce anche a raccontarlo meglio, perché racconta le emozioni che ha vissuto nei luoghi. Il Cilento è storia, è cultura, è arte, possibilità di rimanere senza fiato ammirando panorami incredibili. Sacco, e parte da qui l'avventura targata Cilento Destination 2020. Più precisamente siamo alle gole del Sammaro, acque cristalline, sorgenti, natura incontaminata, avventura e tanto altro. Siete pronti? Seguiteci! Rossigno è denominata la Pompei del Novecento perché qui si ha la sensazione che il tempo si sia fermato all'improvviso. La vita procedeva tranquillamente in questo posto, poi un movimento franoso, iniziato verosimilmente agli inizi del Novecento, ha costretto gli abitanti di questo borgo ad andar via. È stato un abbandono graduale perché è stato difficile per queste persone lasciare le loro case. Un luogo con ben due siti di interesse UNESCO. Mi sto incamminando verso un luogo di fede molto particolare, un santuario incastonato in una grotta. Questa grotta risale addirittura al 2000 avanti Cristo ed è stata da sempre abitata. In questo posto è stata trovata la mandibola di un orso che attualmente è conservata presso il museo di Paestum. Vi sono anche delle vecchie tombe dell'Ottocento.
sito di interesse UNESCO che si trova qui a Sant'Angelo a Fasanella è l'Antece, una scultura rupestre che secondo talune posizioni rappresenterebbe il dio Alburno che domina la valle del Fasanella. Seconda giornata di Cilento Destination 2020 parte da questo luogo suggestivo e incantevole, le grotte di Castelcivita. Questa è la struttura speleologica più estesa dell'Italia meridionale. Grazie ai resti di strumenti in pietra ed anche fossili rinvenuti, è stato accertato che già 40.000 anni fa c'era vita, c'erano presenze umane. Questo è un luogo vivo perché l'attività carsica è continua ed ogni giorno si formano nuove stalattiti e stalagmiti. Scopriamolo insieme. Cilento Destination continua a Controne, nel parco turistico delle Sorgenti. Il parco è dotato di un'area picnic, di un'area solarium e diverse sono le attività che qui si possono vivere. Dalle piacevoli passeggiate nel fiume Calore, acqua trekking, canottaggio e vengono organizzati anche dei campi estivi per i bambini. Una delle esperienze che vivremo in Cilento Destination 2020 è la realizzazione del vino e per farlo ci siamo spostati nel comune di Aquara, che dallo scorso anno ha anche il riconoscimento di città del vino. Oggi con i partecipanti di Cilento Destination raccoglieremo l'uva e addirittura vivremo insieme l'esperienza della pigiatura. Qui alla tenuta Mainardi ha una peculiarità, la territorialità. Qui si produce il vero vino di Aquara.
quarta giornata di Cilento Destination parte all'insegna delle emozioni forti. Dapprima abbiamo raggiunto la vetta più alta della Campania, il Monte Cervati, e poi abbiamo attraversato questo tunnel di circa 500 metri per arrivare qui, l'inghiottitoio di Vallibona, l'unico accessibile in tutta Europa. Entriamo sempre più nel vivo dell'avventura con Cilento Destination 2020 ed ora siamo giunti al Parco Avventura di Piano della Croce a Rofrano. Ponte tibetano, passaggi sospesi, zip line e tanto altro. Siete pronti all'avventura? Io sì, nonostante soffra di vertigini, ma ne vale davvero la pena. Si giunge a Laurino, si avverte qualcosa di magico, di antico. Adagiato sulla collina dei Lauri, questo borgo medievale affascina a primo acchitto. Affascinante, emozionante, accogliente. Laurino sa regalare emozioni che vale davvero la pena provare. Piaggine non potevamo non arrivare in bici. Il comune di Piaggine è uno dei 136 comuni ciclabili in Italia e la sua bellezza abbiamo deciso di ammirarla in e-bike. Impossibile lasciare il Cilento senza fare una tappa all'oasi di Galento. Una vera e propria oasi di relax immersa nella natura. Qui vivremo l'emozione della Lake Experience, ovvero il canottaggio nel lago Alento. Scoprire il Cilento in volo? A Trentinara si può. Qui il motto è osa volare, adesso tocca a te e noi di Cilento Destination voleremo.
davanti a Felitto e da qui partirà un'escursione lungo il fiume Calore. Il fiume Calore attraversa diversi comuni, ma Felitto è l'unico comune che ha un accesso diretto dalla piazza al fiume stesso. E assisteremo alla preparazione del fusillo di Felitto e conosceremo anche alcune prelibatezze locali. Cilento, un comune di soli 700 abitanti, ma con oltre 100.000 ulivi. Non a caso è stata definita città dell'olio. Vecchie caratteristiche stradine di un borgo affascinante dove il tempo sembra essersi fermato. Con i nostri ospiti abbiamo fatto trekking urbano e abbiamo conosciuto due artisti e ceramisti del posto. Abbiamo anche percorso un tratto che porta alla Scala Santa e alla Pietra del Mulacchio, che si consiglia di visitare durante il solstizio d'estate. Il nostro tour alla scoperta del Cilento continua a Pollica. Qui visiteremo il Castello Capano, centro studi della dieta mediterranea Angelo Vassallo. Qui a darci il benvenuto l'Associazione Vicoli e Vicoliedi e Città Slow, che ci faranno degustare piatti tipici della dieta mediterranea. San Mauro Cilento, un borgo incastonato in una natura lussureggiante fatta di boschi in cui immergersi e dove fare escursioni. Un luogo ricco di storia e che ha tanto da raccontare. Lo splendore della Chiesa Madre, il Museo della Mascherata, i suoi spettacolari tramonti. Domina sulla valle del fiume Mingardo e del fiume Bussento il borgo di Rocca Gloriosa. Di esso colpisce subito la storia millenaria e leggendaria. E sono ben due i musei archeologici che è possibile visitare in loco: il Museo Antonella Fiammenghi e il Museo Antiquarium. Rocca Gloriosa pullula di arte in ogni angolo e non a caso ogni anno si celebra l'arte in tutte le sue forme in occasione della Rocca delle Arti.
Nel Cilento si può passare dall'avventura adrenalinica a ritmi più lenti in un attimo. Adesso stiamo passeggiando in un uliveto di olive pisciottane con gli asinelli ed è una vera e propria carezza per l'anima. Io ho appena fatto amicizia con Luna, che è dolcissima, e vi assicuro che dialogare con lei è un vero spasso. Viaggio nelle terre del Cilento per scandagliare i suoi profumi, scorgere angoli nascosti tra vicoli che custodiscono storie belle da ascoltare, dove il cuore batte al ritmo delle pedalate che portano all'incanto e che al cuore regala emozioni da raccontare sottovoce. Cilento Destination. Un format stravolgente che ti permette di vivere il vero Cilento. Guardate le nostre facce felici dopo una settimana super faticosa. In queste zone del Cilento non c'ero mai stata, ma sicuro ci ritornerò presto. Un'esperienza a 360 gradi. Dove è possibile vivere tante emozioni, tante esperienze di ogni genere. Cilento Destination è sinonimo di disponibilità e grande ospitalità di questa terra che ci ha accolto questa settimana. Veramente una scoperta e mi ha davvero entusiasmato, un'esperienza unica.